Ciao a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video in collaborazione con i piccoli canali Power, che saluto, e come al solito giù nell'info box trovate tutti i link dei loro canali. Allora, parto con gli acquisti che ho fatto nel mese di ottobre. Piccola parentesi qua sul viso, insomma, se vedete mi ha morso il gatto, quindi ve lo dico, ho cercato di mascherare con il trucco ma non ci sono riuscita tanto bene. Allora, parto con l'unico prodotto cosmetico che ho acquistato in questo periodo, e che è appunto il calendario dell'avvento di Alverde. Trovate il video dell'apertura di questo calendario qua sul mio canale, vi lascio il video tra le schede. È un calendario, senza spoilerare niente, è un calendario che mi è piaciuto abbastanza e che tutto sommato non ho trovato male, quindi è un calendario che consiglio. Anche perché la cosa che mi è piaciuta di quest'anno rispetto all'anno scorso è che tutti i prodotti all'interno del calendario sono stati pensati per il calendario, quindi hanno dei pack natalizi, delle profumazioni un pochino più natalizie, mentre l'anno scorso erano semplicemente mini taglie di prodotti in gamma permanente, quindi era un po' così. Invece quest'anno devo dire mi è piaciuto di più dello scorso anno. Ho acquistato delle cose per la casa. Allora, intanto il multiuso della Winnis. Come multiuso io utilizzo solamente questo qua della Winnis, non ne utilizzo altri. Mi trovo bene, lo utilizzo per qualsiasi tipo di superficie senza problemi, non mi crea allergia, non crea allergia alla gatta, che è un animaletto abbastanza allergico, il mio gatto, non lascia odori particolari, quindi se siete un po' sensibili anche alle profumazioni non si sente niente, mi piace e acquisto solo lui. Tra l'altro stavo spolverando prima e come vedete ne ho uno che praticamente è finito, penso che finirò oggi perché devo pulire tutta la casa. Per la casa ho acquistato questo sapone per i piatti concentrato dell'Albero Verde, l'ho acquistato perché ho quasi terminato tutti i saponi per i piatti che ho, e questo qua costava 89 centesimi e quindi l'ho acquistato, ma ancora non l'ho provato. È certificato ecolabel, ipoallergenico, indicato anche per le pelli sensibili, profumo di limone, profumo delicatissimo, senza allergeni e allergeni, ridotto impatto ambientale, quindi lo proveremo per quello che costa, insomma, veramente costava pochissimo. Poi ho preso nuovamente, perché è un prodotto che in realtà già ho utilizzato, al DM, questo sapone Nature della linea Dank Meat, che è la linea appunto del DM, è certificato ecolabel. Mi sono trovata bene sia con questo sia con l'altro, mi sembra la lavanda, e quindi niente, ho voluto riacquistarlo. Questo qua non so se l'ho detto, è il detersivo per i panni, che ancora però non ho aperto, ma comunque ripeto, ho già utilizzato e mi è piaciuto. Sempre il DM, ma si può trovare un po' ovunque, ho acquistato anche l'ammorbidente concentrato di Chantecler Vert, ipoallergenico, fiori di cotone con oli essenziali, attivi di origine vegetale, completamente biodegradabili da fonti rinnovabili, è un'eco ricarica con il 50% di plastica in meno. Lo sto utilizzando e devo dire che non è male, ne basta poco, ha una profumazione che sa di pulito, delicatissima, non è una profumazione invadente e anche questo non mi crea allergie né a me né alla gatta. In tanti mi dite che in realtà l'ammorbidente non è così necessario, che si può utilizzare, si possono utilizzare altri prodotti in polvere naturali, però a me piace l'ammorbidente, a me piace sentire i capi più morbidi, mi piace avere nei capi quel leggero profumino di pulito e che ci posso fare, quindi niente. Sto cercando però di utilizzarne molto meno rispetto a prima e di utilizzare solamente ammorbidenti il più naturali possibili. Comunque questo mi sta piacendo e ve lo consiglio. Devo dire che la linea Chantecler Vert mi sta piacendo veramente molto. Non costa tanto, ha dei buoni ingredienti e sono prodotti validi. Poi ho dei prodotti di cibo,
Allora, intanto al DM questo qua, il succo di frutta all'arancia che ormai acquisto e riacquisto in continuazione, costa sulle 2 euro per un litro e come ingredienti ha solamente l'arancia, è certificata vegan e ha anche il marchio quello bio, quindi è un prodotto biologico, il sapore è molto buono, non è aspro ma non è neanche dolcissimo, sa di arancia spremuta, è buono, ha un buon rapporto qualità, quantità e prezzo, quindi io ve lo consiglio. Mia mamma ha provato anche quello alla mela, a me personalmente non piace il sapore, quella è una cosa proprio va a gusto personale, a mia mamma è piaciuto, quindi anche quella alla mela, a detta di mamma, è consigliata. Poi abbiamo 4 uova bio fresche, queste qua sono quelle della Lidl, le ho finite tutte e 4 anche questo mese, sto diventando bravissima. E niente, ci sono ogni volta in agonia con queste uova. E poi volevo parlarvi di 2 biscotti acquistati alla Lidl. Un pacco di biscotti non ce l'ho da mostrarvelo perché l'ho sbrandellato quando l'ho aperto. Allora, sono dei buoni così, senza zuccheri aggiunti, con uova fresche italiane, galline allevate a terra. Di Galbusera, praticamente, allora, questi qua sono quelli normali, bianchi, che sono un po' dolcini per i miei gusti, devono piacere, ogni tanto mi stuccano, dipendono da momenti, però avevo acquistato anche quelli invece al cioccolato che sono fatti a fiorellino e mi sembra che gli ingredienti siano meglio di questi qua bianchi, e quelli là erano buoni, per niente dolci nonostante appunto siano al cacao, buoni. Buoni, non sono classici biscotti al cioccolato o quelli proprio da ciccioni, diciamo, però nonostante questo, a me piacciono i biscotti quelli proprio da ciccioni, nonostante questo devo dire che mi sono piaciuti, li ho acquistati da Lidl. Benissimo, allora questi sono stati gli acquisti naturali del mese di ottobre, come potete vedere ho acquistato appunto cose per la casa e cibo che mi servivano e per i cosmetici anche questo mese devo dire che sono stata brava, perché ho acquistato solamente 2 calendari dell'avvento, uno è di Balea, quindi non ve lo mostro nelle cose naturali questo mese, e uno è quello di Alverde. Ok, quindi io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, saluto tutti i miei amichetti del gruppo Piccoli Canali Power, chiudo qua il video perché quello al piano di sopra sta iniziando a fare dei lavori. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!